Ragazzoli belli, buongiorno, bentornati sul canale sempre dal vostro capo. Vi sta piacendo Scar, raga? Cioè, posso dire che io la sto trovando veramente molto utile sta carta. Molto utile e molto divertente da giocare. Cioè, la sto collaudando in veramente in una miriade di mazzi. Che oggi andiamo a vedere un altro, ovviamente. Anche perché nel video di ieri c'era un ragazzo che era curioso di vedere questo doppio Scar, come l'avessi buildato. Ora allora, lo faccio vedere. Intanto vi dico che sto mazzo l'avevo già provato due season fa ed era già forte. E al posto di Scar ovviamente c'è la Miss Marvel, perché mi sembra fosse la stagione di Miss Marvel. Mi sembra di sì. Comunque in caso ve lo lascio qui, ragazzi, se gli volete dare un'occhiata. Comunque andiamo a vedere sto mazzo. Come funziona il mazzo di oggi col doppio Scar? Come potete vedere, se già il mazzo si chiama doppio, vuol dire che c'è la grande Mongorla che ci può dare una mano fondamentale in questo mazzo. Anche perché il mazzo è un classico Devil Lock, raga. Come funziona sto mazzo? Ovviamente abbiamo Queen Jet per aiutare Mongorla a far sdoppiare le nostre carte. Abbiamo due carte che possono far usufruire Dark Hawk al meglio, come Korg e Rock Slide. Abbiamo l'agente Coulson e Nick Fury per lo stesso dinosauro. Poi Zabu per far scontare le nostre carte di costo 4 in mistica, giustamente, o per essere usata con Dark Hawk o per Devil Dinosauro. Shulk e Scar. Perché ci sono Shulk e Scar? Perché mettiamo per assoluto che facciamo Zabu di turno 2, Mongol di turno 3, e le carte che noi sdoppiamo sono sia Shulk che Scar. Noi flottiamo il turno 4, il turno 5 giochiamo tutte e due le Shulk e abbiamo il doppio Scar da poter giocare al turno 6, che andrà ovviamente a costo 2. E nel video di ieri abbiamo già visto come certe location che danno degli upgrade alle carte, con tutto che hanno la forza 10, Scar se ne fotte e non vuole scontarsi, quindi ancora bisogna capire questa cosa. Però intanto andiamo a provare sto mazzo e vediamo cosa può dare. Spero grandi soddisfazioni a questo punto. Olè, prima, subito l'onda di sinistro. Molto buona l'onda di sinistro per il nostro mazzo. Io ve l'ho già detto ieri, questo è un bastardo, raga. Cioè, sto cavaliere, con il fatto che mi è uscito nelle scorse spotlight, io ho anche l'usato e devo dire che è veramente una carta che all'uscita non mi faceva impazzire, ma posso dire che la sto rivalutando sta carta. Posso dire sta cosa. Intanto gli farei un bel doppio Rock Slide, anche perché abbiamo già Dark Hawk. Dici, dici il doppio? Col cazzo Mongol sì, ma giustamente facendo così ci sdoppieremo solamente il dinosauro e Shulk. Ma sapete che non sarebbe male come idea, visto che abbiamo 7 turni? Lo sapete che non sarebbe affatto male come idea? Andiamo a 7 carte che non possiamo pescare. Ok, però adesso si può pensare di fare una cosa divertente. Ovvero skippando il turno. E tu giochi Zabu e giochi Shulk. Ok. Skippando il turno abbiamo due Shulk da costo 1. Per dire. Tanto giocherei così e così. Poi c'è un Nick Fury. Che ci frega, che ci importa. Abbiamo Scar che sicuramente andrà a costo 2. E poi abbiamo anche un Devil Dinosauro da giocare. E chi lo metterei qui? Snapper, ragazzi, ok. Proviamola. Oddio, mi ero dimenticato di attivare l'altro tracker. That's cool, ok. E questo... buono che ci ha giocato Enchantress Sara. Molto buona questa cosa. Però lui ci avrà due spade da utilizzare con 14 di costo. No, di forza e non di costo. Ok, c'ha due carte che sono quelle lì. Le altre due carte, che povero sto ragazzo. C'ha 28 punti da giocare sto ragazzo. Sicuramente uno me la farà qui. Allora intanto io farei così. Farei così e così. A sto punto gli lascerei gli lascerei limbo. Oddio, però mi sa che non conviene giocare sulla sala del trono. Anche perché lui c'ha un 14. Noi andiamo a 13 facendo così. Il punteggio del dinosauro andrà a 13 così facendo, perché abbiamo 5 carte in mano. Quindi devo sperare che lui non mi giochi qui la carta. E fare così e così è l'unica play. Vediamo se regge. Oddio. Ok. Abbiamo vinto. E alla fine già il ragionamento della combo che avevo fatto all'inizio video è uscito. Prossimo, terra selvaggia. Non ci aiuta fondamentalmente a nulla il terra selvaggia. Abbiamo dinosauro, abbiamo Scar, ok. Chi potrebbe pensare adesso di sdoppiare Scar? Non sarebbe male come idea. Ok, ci avrà Dark Hawk pure lui allora. E vediamo chi ce l'ha più grosso sto Dark Hawk. Bello. Molto bello fare qualche qui. Vabbè, anche perché non abbiamo altre play. Dici Carnage.
Carnage e Korg. Che cosa può avere questa raga? Perché non ha fatto Carnage a sinistra? Non ho idea di questa cosa. Facciamo Korg, visto che non abbiamo altre play. Bella la roccia, l'ho presa subito. E già così facendo lui c'ha tre rocce nel mazzo, eh. Mi servirebbe Dark Oak, se mo dai. Rock Slide. Buono così. Non giocherei Nick Fury perché poi vado a 7 carte in mano e non pesco neanche, raga. Giochiamogli un altro, altre 2-3 rocce. E sta già sto ragazzo. Non lo so. Moon Girl. Ok. Io farei Devil Dino a sto punto, posso dire. Eh sì, per forza Devil Dino. Anche se non posso giocare Scaro Mistica. Peccato. Gli Scorpion addirittura. Ok, poi Carnage e Iceman. Va bene, frate. Ho capito. Grazie, grazie di questa cosa, visto. Va capita sta cosa. Raga, abbiamo solamente una play da fare. Potevo fare il dinosauro qui, però pensavo mi facesse un goblin, sinceramente, raga. Perché non ci ho capito che cazzo di deck poteva avere sto ragazzo. E tuttora non l'ho capito. Infatti farei Shulk qui, a sto punto. Onesto. Farei una misera e umilissima Shulk in mezzo. Guarda, ma che ha giocato sto ragazzo? Dai, ma è un bot pure questo. Ma basta con questi bot. Boh, ripeto, sembrava veramente un bot il ragazzo di prima, però ci ha snappato, raga. Io non so se anche i bot possono farlo, che prendono e snappano così dai bot senza senso. E va bene, skippiamo. È brutto, eh. È brutto non avere una carta da giocare in questi primi due turni. E adesso abbiamo Rock Slide, per l'amor di Dio. Infatti io lo farei a sto punto. Lo farei anche perché così facendo c'è la gente Colson, sì. Però per fare la combo della doppia cosa, se già noi al turno 3 gli aggiungiamo le ca... Ah. Addio tutto. Addio tutto. Doc Ock. Ci ha dato la Mongol però. Buono. Buono. Raga, come la vedete la doppia Mongol, così facciamo Black Panther e Black Panther? Per ridere. Così intanto il dinosauro ci va sulla grande tela a sto punto. No? Buono che Shang-Chi se l'è usato adesso. Molto buono così. Molto buono così. Scar va lì. Lì abbiamo vinto e siamo a posto così. Perfetto. No. Black Panther. Black Panther e poi il turno 6 abbiamo un altro Black Panther per essere. Digiblade. Ok. Ce l'ha l'Aiot sto ragazzo? Secondo voi? No, si ritira. Fuori. Fuori da questo game, ragazzo. Subito, trovato. Bello, mi piace questa cosa. Rock Slide, Zab, Gente Colson, Devil Dinosauro con la rete fognaria. La rete fognaria potrebbe essere interessante perché così facendo, posizionando una Shulk, andiamo sotto Shang-Chi. E non è da sottovalutare questa cosa. Zab io lo farei per essere. Io Zab lo farei, però è uno Shuri Sound questo. E noi non ci possiamo fondamentalmente difendere questa cosa. Però Rock Slide su vasca di clonazione non sarebbe male. Già. Cos'è? Mi hai spiazzato, ragazzo, con questa giocata, posso dire. Posso dire che mi hai spiazzato. Doppio Rock Slide. Digi Magic. Godo, va bene, sì. Può servirmi anche a me, sai, sto limbo. Facciamo Quinjet, facciamo Rock Slide di nuovo. C'ha già 4 rocce nel mazzo sto ragazzo comunque. Bella Mongol. Facciamo il dinosauro a sinistra. Poi abbiamo la mistica da giocare. Abbiamo anche Mongol oppure Rock Slide, cose. La Mary. Ma perché mi ha giocato sto Venom così? Bello Dark Oak. Scusa, se io facessi mistica e Dark Oak. Malvagia come idea? Oppure me la collate? Anche perché così facendo ci riprendiamo mistica in mano. E abbiamo anche Rock Slide da giocare. Tranne questa che mi ha spiazzato sta giocata.
Allora, se faccio un CQ, noi abbiamo vinto qua. Però mi dovrebbe giocare qualcosa. Vabbè, facciamo così, dai. Facciamo così. Ma come si ritira? Ok, Jotunheim, va bene Scar subito, bello pescato. Abbiamo anche la Mongol, raga. Perché dopo Zabbo, raga? Perché poteva servirci veramente come il pane fare Zabbo adesso. Gli Shocker, che ti è scontato, ragazzo? Che ti sei scontato? Bello vasca di clonazione, sì. Ma mi sa che va più a vantaggio suo sta cosa. Vabbè, facciamo Gorg. Non giocherei su vasca di clonazione perché penso che mi faccia Ciclope lui. Esatto. Esatto. Come ha fatto a giocarmi? Ah, giustamente l'ha scontato con Shocker. Ok. E possiamo fare Mongol, eh? Possiamo fare Mongol, ci riprendiamo Scar, Mystica e Devil Dinosauro. Così facendo, eh. Solo che io dovrei giocare su Nebula, vabbè. E lui snappa, raga. E mi sa che ce ne dovremmo andare comunque. Che la vedo un pochino grigia la cosa. Doppia Nebula e doppio Ciclope. Cioè tu la vuoi proprio vincere quella location, mi stai dicendo. Va bene. E io non ho come difendermi a destra. Non ho decisamente come difendermi a destra. Metti che mi fa anche il Lich adesso ed è un po' un disastro la cosa. Facciamo il dinosauro, va bene. Vabbè, a questo punto farei questo. Mi tolgo questo, sì sì sì. Assolutamente sì. Non gioca nulla, ok. Non gioca nulla e lui ci avrà infinito da giocare. Lui ci avrà infinito da giocare, raga. Devo fare per forza. Cioè, nel senso, bisogna capire cosa vuole giocare lui. Perché se lui pensa che noi abbiamo vinto su vasca di clonazione e carica tutto qui, così dice, vabbè, ormai l'ho presa. Insomma, bisogna capire sta cosa. Vabbè, la proviamo, raga, dai. La proviamo. Facciamo così. E ora, abbiamo perso. Bello. Perché non mi ha giocato su Yodorem sto ragazzo, poi? Bello però che si potenziano tutti e due. No, abbiamo vinto, scherzavo. Scherzavo, abbiamo vinto. E abbiamo vinto grazie a vasca di clonazione, comunque. Divertente sto mazzo, raga, che ne pensate? Non è male, non è malvagio. Anche perché Scar così può avere veramente tanta autorità. Allora, tralasciando che questo è un destroy già, Tralasciando che questo è un destroy, facciamo Zabbo intanto. Bello Dark Oak subito. Poterlo giocare è ottima questa cosa. È ottima poterla giocare questa cosa. Dark Oak, poi Mistica. No? Seguiamo la curva. Ok. Adesso lui c'ha 5 di mana a disposizione. Possiamo fare Mistica. E possiamo fare anche Shulk il turno dopo. Che gioca lui? Ok. Meglio così, meglio così, meglio che l'ha utilizzato adesso Shang-Chi. Allora, già abbiamo un bello Scar a 4, no? Facendo così, noi andiamo a 2, lo possiamo giocare a 2. Però che non ci serve a nulla. Allora, vediamo che gioca qui, che cos'è, Venom? Ok. È Venom e lui va a 11. Cazzo. Lui va a 11, però, ragazzi, aspetta un secondo. Così noi la pareggiamo la cosa. Noi la pareggiamo veramente la cosa, eh. Facendo Quinjet anche qui per dare supporto in qualche maniera assurda. E lui non può giocare Knull Death, no? Non lo può giocare Knull Death. Facciamo una cosa del genere. Perso. No! Ma guarda tu. Beh, ugualmente, nel senso, perdevamo ugualmente. Anche se avessi fatto Quinjet al centro, avremmo perso. Quindi, vabbè. Beh, raga, ovviamente non le possiamo vincere tutte. Ok, agente Coulson. Bello che gli scarti Shulk. Godo. Oscorp Tower. Bello però Zabbo, eh. Molto bello Zabbo. E molto bella la Mongol. Molto bella la Mongol. Se ci dà Shulk è fatta. Ma come Gork? E che me lo voglio Gork? Ci avrebbe senso fargli la Mongol adesso, raga. Boh, la provo. La provo anche perché dovrei giocare solamente Golga poi. Buono. Buono. Ok. Ho capito, ragazzo, ma dammi qualcosa di interessante. Io che me li voglio tutte queste cose. Posso giocare Quinjet qui e fare un doppio Gorg, ma più di questo non ho che fare. Nel senso,
Non mi ha dato né Dark Oak né il dinosauro. Come le sfrutto io queste due mistiche? Insomma, e basta! Ma dammi qualcosa! Ma basta, facciamo Scar qui al centro, visto che poi si scontra l'altro Scar. Dici? La vuoi allungare fino al settimo turno? Disastro quel ciclope lì. Disastro quel ciclope lì. Bella Shulk la farei, invece di fare Scar, raga. Io la farei così facendo, ci costa due Scar. Ma... vabbè. Shulk infinato, no scherzavo, c'ho solamente infinato da poter giocare, raga. Solamente infinato, quindi noi dobbiamo semplicemente vincere sta location in qualche maniera blanda, assurda. E noi abbiamo solamente Scar da poter giocare. Cioè vinciamo, eh. Vinciamo così facendo, ma io li snappo. Li snappa sto ragazzo, infatti ti ritiri. Vabbè, non possiamo concludere con un quit, raga. Next. Next, Quinjet, subito Kork. Insomma, bella Mongorla. Infatti io giocherei Quinjet. Giocherei Quinjet così facendo le carte che noi raddoppiamo con la Mongol, ci vengono anche scontate, bello questa cosa. Bello Korg. Utilizziamo la stagione per lire in qualche modo assurdo, andiamo anche sotto Shang-Chi, quindi bello, bello che non posso giocare nulla, molto bello così. E, fare Dark Oak adesso ha senso? Ha voglia se ha senso. Però si potrebbe anche pensare di fare... Dici Wave. Digiwave si è preso anche la sentinella in mano. Facendo Mongol ci copierebbe Scar, Dark Oak e Shulk. Siamo d'accordo su questa cosa, no? Proviamo, anche perché così facendo abbiamo anche Rock Slide per Dark Oak, eh? Bello. Bello così. Che gioca lui adesso, visto che ha giocato leader? Che gioca? Luccia 6 carte nel mazzo, facendo Dark Oak. Per forza. Facciamo questo Dark Oak. Così facendo ci sconta la Shulk, ci sconta Scar, ci... sì, dai. Facciamo questo Dark Oak. White Tiger, ok. Va bene. Abbiamo Shulk da giocare. Abbiamo Shulk da giocare e abbiamo anche Rock Slide. Anche Scar potremmo giocarlo, eh. Oddio, però Rock Slide ormai è un pochino inutile, cioè, posso dire un pochino inutile. Cioè io direi Scar qui e Shulk a sto punto. Perché penso che lui mi faccia Odino. No, io penso che lui mi faccia Odino. Non contro Snap al ragazzo, però teoricamente ci dovrebbe stare come play. Ma come? Perché gioca? Doctor Doom? Molto senso, non ce l'aveva comunque. Ragazzi, questo è il doppio Scar, avete visto? È un mazzo molto divertente, raga. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo che poteva avere così tanta sinergia con Scar e con Shulk, la Mongol. Molto buono sto mazzo. Molto buono. Sicuramente l'unica pecca di sto mazzo è che non abbiamo carte da poter contrastare l'avversario. Non ci abbiamo, non lo so, per esempio un Armor, uno Shang-Chi. Vabbè, Enchantress è un pochino inutile visto che ci abbiamo molte carte. Un Gooing, anche una Rogue così a caso, capito? Cioè, questa è l'unica pecca di sto mazzo, secondo me. Però... se gira bene, come avete visto, è anche molto divertente da giocare, perché ti dà un sacco di possibilità, sia dal punto di vista di Dark Oak, sia dal punto di vista del dinosauro. Quindi, posso dire, provato, raga. E anche per oggi abbiamo dato, raga. Fatemi sapere cosa ne pensate di sto Scar e dove lo stavo utilizzando, ma anche dove lo vedreste bene, così in caso ci facciamo un video su. Comunque, io vi invito a lasciare un like qualora il contenuto fosse stato di vostro gradimento, di consigliare l'iscrizione, attivando la campanella. E niente, domani con il prossimo video. Bella, raga.